ci troviamo in un sito davvero straordinario. Si trova a pochi chilometri a nord di Roma e il suo nome è Polledrara di Ceccanibbio e vi consente di ritornare nella preistoria fino a poco più di 300.000 anni fa. È come una sorta di fotografia, un'istantanea che ci descrive cosa avveniva sui bordi di un fiume, anzi anche sul suo fondale, il suo alveo, che a seconda dei periodi dell'anno, ad un certo punto, soprattutto in primavera, tracimava e inondava tutta la campagna circostante. E poi, quando le acque ritornavano nel letto del fiume, trascinavano con sé tutte le ossa di animali morti nelle vicinanze del fiume o sulle sue rive. E vi trovate delle ossa che sembrano quasi di dinosauro, ma in realtà appartengono a un animale che conosciamo bene, ma che si è estinto 40.000 anni fa, l'elefante antico. Un elefante immenso, guardate, questo è un suo cranio, è gigantesco. Questo elefante era molto più grande dell'elefante africano. Stiamo parlando di un elefante che raggiungeva le 10-11 tonnellate di peso, un elefante africano è molto meno, e la sua altezza era probabilmente di 4 metri più o meno al garrese. Ciò significa che se voi stavate diciamo al primo piano di un edificio, sul balcone, ebbene il suo occhio arrivava più o meno alla vostra altezza. Insomma, lo vedete, è un giacimento incredibile che copre un migliaio di metri quadrati e in questo migliaio di metri quadrati sono stati trovati più di 20.000 frammenti di ossa complete o anche zanne come queste che superano i 4 metri di lunghezza. Ma non ci sono solo elefanti, guardate, vedete, questi sono i palchi di un cervo. E c'erano anche cinghiali, c'erano bufali d'acqua, c'era il bue primigenio, l'uro romano, cioè l'antenato dei tori, per così dire, anche i rinoceronti e poi c'erano anche dei lupi e persino delle scimmie. Questa era la fauna dell'Italia attorno a Roma, più o meno 300-320 mila anni fa. Possiamo immaginare anche come fosse l'ambiente circostante. L'elefante antico, infatti, era un animale delle foreste, lo si capisce anche da queste lunghe zanne che sono comunque rettilinee verso il basso e quasi si avvitano e non escono dal perimetro del corpo, come per esempio invece quello del mammut che viveva in ambienti molto ampi. Quindi quasi certamente intorno a questo fiume c'era una fitta vegetazione di alberi ad alto fusto, alternata a zone più aperte, dove pascolavano il bue primigenio e il bufalo. Ma per gli elefanti che si avvicinavano al fiume c'era un'insidia, un pericolo, delle aree di fango dove si rischiava di sprofondare. Ed è proprio quello che è capitato a due enormi elefanti. Ora immaginate, il fiume era davanti a me, qui c'era un meandro con un lato, diciamo, che si era un po' prosciugato e formava delle chiazze, delle pozze di fango, se volete quasi come delle sabbie mobili. E un elefante che veniva dalla terraferma e andava verso il fiume, quasi certamente a un certo punto si è accorto che il terreno cedeva sotto i suoi piedi e ha cominciato a sprofondare nel fango. Qui si vede proprio l'omero e la zampa che è rimasta in questa posizione. E non solo. Ce n'è un altro che invece probabilmente veniva dal fiume, magari pensava che ci fosse una riva consistente sulla quale poter camminare ed è sprofondato anch'esso. Guardate, qui ci sono quello che è rimasto, le sue due zanne e poi laggiù ci sono altre ossa che si riferiscono proprio a questo animale. Cos'è successo? Una volta che scendevano nel fango, quando si arrivava a livello della gabbia toracica, dei fianchi, non si riusciva più a respirare e quindi sono morti in pochi minuti, schiacciati dal peso del proprio corpo. Ora immaginate, 10 tonnellate di carne, di ossa, di grasso che stanno qui, sono una fonte di cibo incredibile, ma non per gli uomini preistorici che vivevano da queste parti, per un lupo. Infatti guardate, questa è la scapola di un lupo che era venuto qui evidentemente a cibarsi di queste carcasse e proprio qui è stato trovato il suo cranio e si è capito che era un vecchio individuo, aveva i denti
consumati. Forse era venuto qua perché non era più in grado di cacciare bene e quindi questa era una fonte di cibo straordinaria. Ma qui è morto. È rimasto impantanato anche lui? Oppure è morto perché era arrivato alla fine dei suoi giorni? Non lo sapremo mai. Se invece ci spostiamo verso quella che doveva essere la riva destra del fiume, beh, possiamo immaginare un'altra scena di un giorno di oltre 300.000 anni fa. Un altro elefante dalle zanne dritte probabilmente era già entrato in acqua, forse si stava rinfrescando, ed è scivolato con le zampe anteriori dentro questo fango così profondo. A venire a cibarsi di questa enorme carcassa, e vi assicuro che stare vicino a queste zanne così imponenti fa impressione ancora adesso, dopo oltre 300.000 anni, ebbene, sono arrivati altri predatori. Durante lo scavo sono emersi tutto attorno, proprio in questo scheletro, degli strumenti primitivi, molto simili a questi, addirittura 600. Erano stati realizzati ribattendo dei nuclei di selce in un modo molto semplice ma molto efficace. E non solo. Qui si è trovato anche qualcos'altro che è molto raro nei siti preistorici, un po' di tutto il mondo. Questo è un pezzo rarissimo, cioè è una scheggia di osso di elefante ritoccata per farne, vedete, un bordo tagliente e acuminato, e questo serviva per, chissà, macellare la preda. Insomma, era uno strumento in osso. Chi è che può aver fatto tutto questo? Ovviamente un uomo preistorico. Ora, qui siamo oltre 300.000 anni, quindi non parliamo proprio del Neanderthal, ma di quello che molti ritengono fosse un suo antenato, cioè l'Homo heidelbergensis, che viveva in un modo forse più primitivo, forse in un modo più simile o paragonabile a quelli più antichi Neanderthal. Ma insomma, ci dà un'idea questo sito di come fosse la vita allora. Tra l'altro è stata trovata anche qui l'impronta di questi uomini, queste piccole bande di cacciatori e raccoglitori, un piccolo dente da latte di un bambino di 10 anni che è caduto probabilmente magari proprio mentre lavorava assieme ai genitori e al resto del gruppo per macellare una grande preda. Ecco, quello che vi fa capire questa zona, quest'area, è praticamente un frammento, un momento fortunato, un giorno fortunato di queste piccole bande di cacciatori raccoglitori che ancora forse non riuscivano ad abbattere degli elefanti, certamente, però erano in grado di, diciamo, sfruttare le carcasse. Più tardi saranno in grado di abbattere questi giganti, ma allora no. Anzi, allora, soprattutto quando non c'erano molte prede in giro, era proprio l'uomo a diventare una preda di altri carnivori. La vita allora non era affatto facile.